Ti adoriamo Gesù, ostia divina, ti adoriamo Gesù qui in mezzo a noi, ti adoriamo qui in tutte le chiese diffuse per il mondo e unendoci a tutti gli uomini e a tutte le donne e anche agli angeli santi che adorano in questo momento te esposto nel Santissimo Sacramento dell'altare. Noi ti diciamo, sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. Signore Gesù, tu sei il centro della creazione, per te sono state create tutte le cose e in te sono state collocate, perché la forza misteriosa che emana da te è il sostegno di tutte le cose e vita di tutte le cose. Tutto il creato gira attorno a te, girano attorno a te gli esseri invisibili del cielo, girano attorno a te le creature umane, gira attorno a te tutto l'universo, perché tutto è stato creato e noi ci prostriamo davanti a te, centro dell'universo, e proclamiamo ancora una volta: tu è la gloria, tu è la benedizione, tu è l'onore, ora e sempre, oh Signore Gesù, regna su di noi, davanti a te ci piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo, e ogni lingua è costretta a confessare che tu sei il Signore, alleluia. Oh Signore, tu non sei il Signore per essere lodato, benedetto, glorificato. Tu non ti compiaci delle nostre voci, dei nostri canti, come del canto degli angeli e degli esseri viventi in cielo. Tu sei il Signore che sei venuto qui in questo mondo, ti sei fatto uomo come noi, hai preso su di te tutte le sofferenze umane, e questa mattina ti pieghi qui davanti a noi per prendere le nostre sofferenze su di te. Tu sei un Dio che ti pieghi alla sofferenza dell'uomo perché ami le tue creature che tu hai fatto di immagine e somiglianza. Il peccato ha deturpato le tue creature belle che erano uscite sane dalle tue mani. E le sofferenze sono entrate nel mondo, le sofferenze fisiche e morali, e tu ti sei sceso dal cielo, ti sei fatto uomo con noi uomini per prendere su di te le sofferenze dell'uomo, ti sei fatto uomo per alleviare l'uomo, per prenderlo con te e riportarlo alla sua prima origine. Oh Gesù, noi ti adoriamo gloriosi in cielo, ma noi ti glorifichiamo perché ti sei fatto uomo come noi, ti adoriamo morto sulla croce, ti adoriamo risorto, ti adoriamo in questo sacramento dell'Eucaristia, dove perpetui il tuo mistero di morte e risurrezione, il tuo mistero pasquale, per noi e per la nostra salvezza, sei disceso dal cielo e sei qui in mezzo a noi. E adesso, Signore Gesù, ecco i tuoi miseri, ecco i tuoi sofferenti, ecco i tuoi figli doloranti che gridano a te, Salvatore nostro, Salvatore dell'uomo. Siamo qui davanti a te, oh Gesù, per dirti che noi ti vogliamo bene, che noi siamo qui per stare attorno a te, per gridare a te, per mostrarti le nostre piaghe e per credere ancora una volta che tu sei il Signore che tergi le piaghe degli uomini, che hai preso su di te tutti gli umani dolori
tutte le tue sofferenze nel crocifisso della croce, perché in te ogni uomo sia salvo, perché in te ogni uomo ritrovi la sua dignità e sia partecipe un giorno della gloria eterna. O Gesù vivente in mezzo a noi, o Gesù che cammina ancora in questo mondo, che vive nei sofferenti, negli ammalati, o Gesù che sei qui nel sacramento dell'altare, noi ti adoriamo, qui presente, non soltanto in cielo glorificato, ma qui presente in mezzo a noi, pellegrino con noi su questo mondo. Ti adoriamo in questo momento qui, su questo altare, e ti diciamo, sia lodato e ringraziato Ringraziato ogni ogni momento, momento il Santissimo santissimo e e benissimo divinissimo sacramento. sacramento. Oggi e sempre sia lodato Gesù e mio sia sacramentato. sacramentato. Da Matteo 9, 6. Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di rimettere i peccati, disse al paralitico: levati su, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Ed egli si alzò e se ne andò a casa sua. E la folla, quando vide questo, fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato agli uomini un tale potere. Signore, anche noi siamo qua. Vogliamo rendere gloria a te, oh Signore, perché anche noi siamo dei paralitici. Soprattutto nello spirito, oh Signore, siamo paralizzati. E questa nostra paralisi spirituale, con le nostre incertezze, i nostri dubbi, le nostre insicurezze, ci ha portato anche alle malattie del corpo. Signore, grida anche a noi di levarci dal nostro letto di dolore, di alzarci, oh Signore, per seguire te e dare gloria a te, nostro Dio e nostro Salvatore. Signore, solo tu puoi fare questo miracolo. E allora anche a noi grida, alzati e cammina. Ascoltaci, oh Signore. Questa è la dimora di Dio in mezzo agli uomini. Egli dimorerà tra di loro e li consolerà. Asciugherà ogni lacrima, vergerà ogni pianto dai loro occhi. Non vi sarà più pioggia, non ci sarà più pianto né lutto, né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate. Signore, noi viviamo in questa speranza, perché nella speranza siamo stati salvati. Tu asciugherai ogni lacrima dei nostri occhi. Non ci sarà più pianto, né lamento, né lutto, perché le cose di prima sono passate. Noi viviamo di questa speranza, Signore, e intanto resti in mezzo a noi, Consolatore perfetto. O Signore Gesù, tu hai mandato il tuo Spirito in questo momento su di noi a consolare i nostri cuori,
a dare ancora speranza per il futuro. Ed è per questo che ti ringraziamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo e gridiamo a te. O Gesù Signore, o Gesù Signore, vieni e resti in mezzo a noi. Accompagnaci nel nostro cammino. Sii il nostro consolatore. Il nostro difensore. Il nostro guaritore. Grazie Signore Gesù. Ognuno parla di pace con il prossimo, ma nell'intimo ordisce tranelli. Non dovrei forse punirvi? Ma io vi prometto misericordia, convertitevi. Chi vuol gloriarsi si vanti solo di avere senno, si vanti solo di conoscere me, perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto, con giustizia sulla terra. Io mi compiaccio solo di queste cose. È parola del Signore. Adesso chiediamo al Signore l'aumento della fede, l'aumento della speranza e della preghiera, sicuri di ottenere da Lui. Io ti dico che se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Diamo luogo alla lode in chiave personale. Chi di voi ha da ringraziare e benedire il Signore, si faccia avanti, in modo che possiamo tutti insieme condividere la lode della persona e glorificare il Signore. Prego di essere brevi. Intanto diamo il saluto a tutti quelli che vengono da lontano. Sono tante persone qui che vengono ad adorare il Signore. O Signore Gesù, per queste persone noi ti chiediamo una particolare benedizione e che non ritornino a casa senza portare un poco di pane e un poco di acqua della tua consolazione. Poi dico che questa elemosina che verrà raccolta è per le vocazioni religiose e per quelli che dovranno andare in missione per portare il Vangelo. Siate generosi per questo, perché ne abbiamo molto bisogno. Chi dà al Signore non resta deluso. E adesso diamo luogo alla testimonianza. Adesso tutti state così seduti e si alzino coloro che sono affetti da tumore e chiedono al Signore una preghiera particolare per la loro guarigione. Per cui si mettono qui davanti tutti i tumorati che sono in cura. Tutti i tumorati in cura si mettono qui davanti perché vogliamo implorare una particolare benedizione di Dio, perché il Signore assicura che due o tre miglioreranno notevolmente e uno sarà guarito, perché il Signore ferma il processo di malattia. Uno sarà guarito, due saranno migliorati e un certo miglioramento ci sarà in tutti. Preghiamo nel contempo il Signore perché i medici abbiano gli occhi illuminati da Lui per vedere dove è il male e comprendano quale rimedio applicare per accelerare il processo di guarigione. Adesso tutti noi ci alziamo e invochiamo lo Spirito del Signore, lo Spirito di guarigione sui nostri fratelli. In questo momento questa comunità diventa comunità terapeutica, perché lo dice il Signore,
pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Noi ci costituiamo in questo momento come comunità di guarigione. In mezzo a noi è Gesù. Invochiamo lo Spirito di Gesù perché si effonda su questi ammalati, perché sei Lui a toccare questi ammalati e a portarli alla guarigione. Dobbiamo aver fede, possiamo noi ottenere la guarigione del Signore per i nostri tumorati. Piano, la mia mano non si è accorciata, è stesa su di voi. Credete, perché io sono il Signore che guarisco le vostre infermità. Yanima numa yeru aye, shayarano shumano yu, yuarinano yaru. Signore, conferma le guarigioni annunciate. Grazie, Signore Gesù. E adesso si presentano tutti quelli che hanno dolori artritici, dolori alla schiena, agli altri possono stare perché sono perlomeno 50-60, alle spalle, alle ginocchia e soprattutto alla nuca. E allora noi invochiamo lo Spirito del Signore su tutti quelli che hanno dei dolori. Moltissimi dolori, soprattutto per tutti i Signore annuncia da 30 a 33 guarigioni di dolori istantanei. Sono piccoli dolori, disturbi che avete, alcuni alle spalle, alcuni alla spina dorsale, due alle ginocchia, tre alle caviglie e soprattutto 4-5 alla testa. O Signore Gesù, vieni in questo momento e guarisce. Per i tuoi 33 anni di vita, per la tua coronazione di spine, per la tua flagellazione alla colonna, per tutte le cadute che hai sopportato nell'ascesa al Calvario, per la tua agonia nell'orto, per la tua immensa sofferenza sulla croce, guarisci, Signore Gesù, e libera tutti quelli che sono affetti da questi dolori in tutte le parti del corpo. Manifesta la tua potenza, Signore, e noi ti glorificheremo e diremo a tutti che tu sei il Signore, perché ogni ginocchio piegandosi davanti a te ottiene guarigione da te, come il Signore, il popolo che guardava il serpente, in statua da Mosè, e guarivano. Così, o Signore, tutti quelli che guardano a te possono ottenere guarigione. Signore Gesù, fa che noi tutti guardiamo a te e chiediamo la guarigione a te dei nostri dolori. Scioglici dai nostri dolori, o Signore, e noi saremo guariti. Alleluia. Il canto libera. Libera. C'è un flusso di sangue che cessa in questo momento, perché il Signore concede grazia, e c'è un orecchio che il Signore tocca e guarisce. E adesso porteremo Gesù in processione. È chiaro, ancora abbiamo dimenticato la parte principale. Adesso un momento che noi presentiamo a Gesù tutti coloro i quali hanno chiesto guarigione. Allora, sediamoci con calma e ora Rino. E adesso, Signore Gesù, noi ti supplichiamo per i nostri malati che abbiamo lasciati a casa. Nelle nostre famiglie abbiamo degli ammalati, chi è il padre, chi la madre, che il fratello, che la sorella. Ti preghiamo per le famiglie nostre
dove c'è il dolore e per gli ammalati che sono nelle case. E ancora poi, Signore, ti preghiamo per gli ammalati nostri, familiari, che sono dei gente negli ospedali cittadini o negli ospedali delle città da cui provengono alcune persone. Per questi ammalati, dei gente nelle famiglie, per gli ammalati dei gente negli ospedali, o Signore, manda il tuo angelo santo con la consolazione e con il biglietto di guarigione. Signore, tu sei il padrone della nostra vita, tu puoi comandare alla malattia e la malattia può sparire all'istante. Signore, ti chiediamo allora per tutti questi ammalati che sono degenti nelle case, nostri familiari e amici, per gli ammalati degenti negli ospedali, nostri familiari e amici, la grazia della guarigione, della liberazione e della consolazione. E adesso, Signore Gesù, ti porteremo in processione, i nostri occhi saranno fissi su di te, perché tu sei il Signore che guarisce. Signore, vogliamo intonare a te il canto: uomo di Galilea, tu passi sempre in mezzo a noi. Uomo di Galilea, fermati davanti a noi, fermi davanti a ciascuno di noi. Ti prego di fermarti, ti prego di guardarmi, ti prego di consolarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di guarirmi. Ecco, cantiamo al Signore.